Ciao a tutti dal Festival della Diplomazia e dalla Scuola sulla Complessità per questa nuova edizione e per questa nuova serie di conversazioni. Negli anni ci siamo abituati ad avere conversazioni ai limiti della stranezza, direi prendendomi una confidenza con i nostri ascoltatori o visualizzatori. Siamo nella rete, siamo su internet, strambe, strampalate. L'anno scorso, nella precedente edizione, avevamo ipotizzato un viaggio intergalattico facendoci domande di senso sulla storia, sulla cultura, sulla società, sul senso e la direzione del nostro essere umani. E oggi avviamo una nuova serie di conversazioni denominata Insomma, che ha a che vedere con il nostro essere umani, con il viaggio del nostro essere umani, con la nostra capacità unica di essere umani e tecnologici e di porci problemi, problemi che per lo più conoscono soluzioni provvisorie e che hanno la buona o pessima abitudine di presentarci nuovi problemi. Professore, per chi non ti conoscesse, Giuseppe Barbera, ti presento, sei un professore, anzi, oso dire, uno dei più accreditati e noti professori di cultura arboree, lo sei stato presso l'Università di Palermo, sei un grande divulgatore scientifico e culturale. Sono tanti i tuoi libri, da Ricorderanno in molti Abbracciare gli alberi, ai libri sul Mediterraneo, a uno degli ultimi che ancora è possibile trovare sugli scaffali nelle librerie, quasi fresco fresco, diremmo, Agrumi, una storia del mondo. Ecco, dovendo già iniziare a presentare la questione, sapendo che abbiamo una risorsa scarsa che è il tempo, oltre che l'intrattenimento o la curiosità di chi ci sta seguendo. Cosa c'entra il nostro essere umani, il viaggio del nostro essere umani, con la storia del mondo che un agrume, un albero, una pianta, una verdura può raccontare di noi? Ma l'importante è pensare di non è possibile essere soli a raccontare. Nella complessità del mondo che viviamo, noi possiamo raccontare noi stessi e raccontare il mondo soltanto se ci confrontiamo con le altre parti che insieme lo compongono, no? Questa è la grande, diciamo, è la grande scommessa che abbiamo ancora aperto, no? Ed è un po' anche la storia del mio percorso universitario, culturale, direi. Sono partito dall'opposto del riduzionismo, cioè studiare un piccolo aspetto, che era quello di produrre molto, poi è diventato produrre molto e buono, diciamo. Diciamo, no? È qualità, quindi non solo quantità ma anche qualità, e via via il campo si è allargato. Sono passato dal frutto all'albero, dall'albero, perché parlo delle cose che ho fatto, dall'albero sono passato dal frutteto al giardino, dal giardino al paesaggio. E nel paesaggio mi confronto con la grande complessità, che è la complessità della natura, modificata dalla storia, è in continuazione, in evoluzione, secondo gli occhi, i nostri occhi che lo guardano, che guardano il paesaggio. E io trovo questo un aspetto molto affascinante, perché tiene dentro appunto la complessità del mondo, perché è soltanto lì che si trova la risposta. Vedi, noi ci siamo abituati, e ogni tanto ce ne dimentichiamo, ma sembrava che ci fossimo abituati a considerare la diversità come una grande ricchezza, no? Ed è la diversità a creare complessità, e la complessità crea stabilità. È quello che ci dice l'ecologia, è quello che dovremmo imparare dalla storia, che avremmo dovuto imparare dalla storia e che invece stiamo dimenticando. Io questo lo trovo molto, molto importante. Dietro di te c'è scritto Scuola sulla complessità, ma c'è anche scritto Festival della Diplomazia. E allora
Non siamo sì complessi, ma soltanto per quanto è utile diplomatici, cioè diciamoci le cose come stanno. Dobbiamo convivere con la diversità. Ecco, da un grande conoscitore, da un esperto di piante, di colture arboree, anzitutto ricaviamo il segno del passaggio dell'uomo su questo pianeta, dal frutto all'albero, al frutteto, al giardino, al paesaggio. È il frutto delle possibilità, direbbe George Steiner, in una certa idea di Europa, dell'umano, dell'essere umani. E abbiamo delle sfide. Hai detto in un altro passaggio, sembrava ci fossimo abituati alla diversità, che nel suo essere paradossale è anche un grande stabilizzatore. Sicuramente prendere atto della complessità, non agitarlo come alibi, sforzarsi comunque di comprenderlo sotto la banalità, sotto la superficie, ma poi tornare in superficie per ripresentare i primi conti, per vedere se tornano. Ecco, i semi, semi tradizionali, semi biologici, semi trattati, colture, culture intensive, le grandi questioni del mondo senza finire nel terzo mondismo, quindi il tema della sostenibilità, il tema delle risorse scarse, il tema degli sprechi, che invece produciamo a iosa, si direbbe da questa parte di mondo, e la ricerca di un equilibrio. Già questo sembra il porsi un bel problema. La tecnologia in che modo può aiutarci in questo? E poi capiamo se può, nel risolvere questo problema, aprirne degli altri. Ma intanto in che modo può soccorrerci la tecnologia, per esempio nel recuperare una agricoltura più lenta del seme antico, oppure nel provvedere delle soluzioni che oggi sembrano da moderni o contemporanei candidi, impensabili, eppure possiamo essere confidenti che a breve ci arriveremo. Quali sono i principali problemi e quali sono le principali soluzioni che pensiamo possiamo? Una bella esperienza di cui vado fiero alle spalle, che è quello che ho chiamato e si chiama ancora il Museo Vivente del Mandorlo. Nella Valle dei Templi di Agrigento, 20 anni fa, forse ormai qualcosa di più, dopo aver girato, studiavo il mandorlo, l'albero che in quegli anni studiavo era il mandorlo. E il mandorlo stava, le mandorle siciliane, le mandorle del marzapane, della meravigliosa pasticceria siciliana, stavano scomparendo perché erano arrivate le mandorle spagnole, soprattutto quelle americane, le varietà spagnole e americane. E allora bisognava salvare la diversità del mandorlo siciliano. E siamo andati in giro, i miei studenti di allora, i giovani tecnici che si erano laureati con me in giro per i campi della Sicilia dove il mandorlo stava scomparendo e abbiamo preso le piante, i semi, letteralmente i semi, e portati in un campo nella Valle dei Templi, l'abbiamo messo pure in questo luogo privilegiato, dove abbiamo salvato 200 varietà antiche di mandorlo. Dicendoci che quelle 200 varietà venivano dal lavoro secolare degli agricoltori che le selezionavano secondo le necessità della loro azienda, se il clima, il suolo, la qualità dei prodotti, e non potevano essere persi perché sarebbe il materiale genetico che rappresentavano, il genoma che era il loro rappresentato, sarebbe stata una risorsa straordinaria. Era quella che si chiama ancora la conservazione ex situ, fuori dal contesto agricolo, delle collezioni, no? Le collezioni di frutta antica, di semi antichi. Questo rimane fondamentale come processo. Si accompagna a quello della conservazione in situ, cioè mantenere dove possibile, anche in forma museale, il che è un po' riduttivo, può sembrare riduttivo, ma in certi casi non lo è, i vecchi paesaggi, però anche bisogna confrontarsi con la contemporaneità. Noi abbiamo adesso a disposizione tecniche che ci consentono di operare, e qui entro, come posso dire, divento prudente, no? Perché non è più il mio campo, io adesso mi occupo di paesaggio, il miglioramento genetico non è più il mio campo. Ma dopo aver osteggiato anche personalmente i cosiddetti OGM, no?
del recente passato. Gli OGM del recente passato erano un azzardo. Io prendevo un pezzetto di DNA da una specie, magari anche di un regno, da un animale a un vegetale, no? Anche di un regno diverso, e la buttavo dentro il corredo genetico di un'altra specie e vediamo cosa veniva fuori, no? L'ideale, l'idea era che venisse fuori una varietà più produttiva, più resistente. Qualche volta succedeva così, molto spesso non succedeva così. Il rischio era che ci portassimo dietro geni indesiderati, il rischio era che diventassimo schiavi o comunque vittime dell'industria sementiera se la ricerca non era svolta a livello pubblico, no? In strutture pubbliche. Adesso questa tecnica è cambiata. Le tecniche di fecondazione assistita, no? Si chiamano così, le TEA, di evoluzione assistita, consentono una precisione chirurgica nello spostare un gene da una pianta all'altra, all'interno dello stesso specie, quindi senza immaginare ibridi mostruosi. La domanda è quanto questo sia sicuro. E questo è il compito della ricerca, approfondirlo, no? La domanda rimane quanto questo debba essere in mano soltanto alle società private, quanto invece la ricerca pubblica debba continuare ad avere le redini di questo processo. Ma sono domande che noi non possiamo non approfondire. Scusami Michele, ma io tra i libri che ho scritto ce n'è uno che si chiama Agricoltura, Antropocene, Agricoltura, Paesaggio. La consapevolezza che abbiamo, che ho io, ma non è soltanto mia, è che viviamo in un'epoca di rottura dell'equilibrio tra uomo e natura, no? È l'antropocene, l'età di questa rottura. Dobbiamo sanarla questa rottura, se no è un problema, è la sesta estinzione che non è solo. Che di tutti, non è che è nostra, la natura va avanti per i fatti suoi naturalmente. E allora dobbiamo, non dico rischiare, ma come posso dire, giocare con intelligenza e con consapevolezza e con razionalità e in maniera non riduzionista, ma complessa, le carte che la ricerca moderna ci mette a disposizione. E in questo cosa possiamo figurarci come grande scenario, come significativo scenario di destinazione rispetto all'apparente e comunque per definizione precaria risoluzione di questo problema? Di per sé potrebbe significare in termini di alimentazione una maggiore qualità, minori costi, integrare, acquistare, stavo per dire riacquistare, ma acquistare per la prima volta fasce di popolazione mondiale che oggi soffrono ancora letteralmente la fame. Ci apre a questo Questo scenario. Abbiamo meno di 2 minuti per terminare questa conversazione, ma mi piacerebbe se. te lo dico subito, questo è fondamentale. Questo è possibile, è utile che sia così, però non bisogna perdere assolutamente di vista la partenza, il concetto iniziale della complessità. Non possiamo pensare che una singola pianta modificata risolve il grande problema, è il complesso del paesaggio, del rapporto uomo-natura che va considerato. All'interno di questo c'è un'altra parola chiave che per me è fondamentale, è l'agroecologia, no? La complessità, una visione from farm to fork, dice l'Unione Europea, no? Che riguarda tutta la filiera, lì sono possibili singole innovazioni, però lo sguardo deve essere sempre complesso. Deve sempre guardare l'uomo e la natura insieme. Professore, grazie. Capisco che le suggestioni, non dico neanche le tracce che abbiamo portato all'interno di questa conversazione, o meglio, i semini che abbiamo piantato all'interno di questa conversazione,
possono essere oggetto di una cultura e cultura se approfonditi, se messi in relazione ad altri saperi, cosa che cercheremo di fare in questa serie di conversazioni, se richiamata questa. Tutto sta nel seme, dipende come li coltivi, no? Tutto sta nel seme, dipende come lo coltivi poi. Appunto, proprio in questo la nostra consapevolezza di aver dato solo qualche spunto a chi ci ha seguito, la pretesa di non aver dato risposte complete. Comunque siamo contenti rispetto all'obiettivo di queste nostre conversazioni strampalate, se al termine di queste singole conversazioni, di tutta la serie, le domande superano di gran lunga le risposte, per poi essere oggetto di ulteriori occasioni di incontro e parte di un discorso pubblico. Grazie a te, professore, a tutti coloro che ci hanno seguiti e alla prossima. Ciao a tutti.